Ogni giorno escono migliaia di notizie videoludiche, ma solo alcune sono valide e riconosciute come interessanti. Il problema è riassumerle, perché anche scorrendo le notizie nei vari siti, trovo sempre un centinaio di annunci inutili tra quelli seri. Insomma, ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in un video di gaming, stavolta con alcune notizie interessanti dal mondo dei videogiochi. E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo alla grande... Bana vita. A volte alcuni giocatori odiano così tanto un gioco o un'azienda, così tanto da fare cose estreme, e con estreme intendo davvero estreme. Questo è il caso di Kurt Fenech, un giocatore, credo professionista, conosciuto come Kurt0411, famoso non per l'abilità, ma per alcune offese ad Electronic Arts e i suoi giochi, specialmente quelli di FIFA. In quasi tutte le live ha tenuto un comportamento esagerato, a volte sputando, altre volte minacciando gli sviluppatori. Ovviamente se la prendeva anche con i giocatori avversari senza motivo. La parte peggiore di tutto ciò sono proprio le minacce. Non è la prima volta che qualcuno minaccia una casa sviluppatrice di giochi e giustamente Electronic Arts ha deciso di impedirgli l'accesso a tutti i giochi FIFA. Ovviamente bannerà ogni suo eventuale tentativo di pubblicare altri video sui suoi giochi in qualunque modo. Io penso in questo caso il ban a vita sia giustissimo. Per quanto un gioco possa creare frustrazione o un'azienda di giochi possa essere odiata, non è giusto minacciare i dipendenti e prendersela con altri giocatori, che stanno soltanto facendo la loro partita serale. Che dite voi? Rinvii. No, per fortuna non parliamo di altri rinvii di videogiochi. Dopo quello di Cyberpunk al lontanissimo settembre ormai nulla può colpirmi. Parliamo invece di rinvii di eventi. A causa della recente epidemia che si sta verificando, di cui non posso dire il nome perché a quanto pare YouTube se lo faccio mi demonetizza il video, moltissimi publisher e sviluppatori stanno rimandando fiere importantissime. CD Projekt, Square Enix e Capcom, per esempio, hanno rinunciato al PAX East e alla GDC, specialmente l'ultima è una fiera importantissima che avrebbe permesso una buona sponsorizzazione dei loro giochi. Square Enix, essendo vicina a quella di Final Fantasy Remake, poteva approfittarne per dare un assaggio del primo episodio. Perfino Electronic Arts ha rifiutato la partecipazione alla GDC. Tutto ciò per una questione di sicurezza. Penso ne valga la pena, ma che ne sarà dell'E3, o del Tokyo Game Show, o della Gamescom di Cologne? Ci sono persone che hanno già prenotato addirittura i viaggi in aereo per assistere a queste fiere videoludiche. Ma è probabile che i giganti dell'industria non si mostrino. Il successo Dreams. Un gioco uscito di recente è stato Dreams per PS4. Molti pensavano che solo con un computer fosse possibile creare giochi spettacolari, ma ehi, Dreams ha cambiato le carte in regola. E non sto affatto esagerando, è un gioco che permette di creare giochi. Giochiception, insomma. Ma non semplici con dei quadrati tipo, ma cose più serie di quanto possiate immaginare. Vi lascio dei video con alcune delle migliori creazioni, potete veramente fare qualsiasi cosa con questo capolavoro. Acquisto consigliatissimo. Doom è lo spot sbagliato. I trailer. I trailer videoludici sono ciò che attraggono maggiormente i giocatori. Ammettetelo, almeno una volta nella vita siete stati affascinati da un trailer per poi scoprire che il gioco completo era tutt'altra cosa. Oddio, non è questo il caso di Doom, per fortuna, o almeno spero. Ma l'ultimo trailer ha messo leggermente paura alle persone. Non nel senso buono, ma nel senso cattivissimo del termine. Lo spot televisivo ufficiale ha più di 16.000 non mi piace e soltanto 4.700 mi piace. Perché? Perché non rappresenta minimamente il gioco. Questo gioco è famoso per il modo in cui si ammazzano i nemici, per il gameplay veloce e esagerato e per le armi spettacolari. Nulla di tutto ciò è presente in quello spot. Potete trovarlo sul canale ufficiale per avere un'idea. Perfino la musica non combacia per niente. Quasi sicuramente per tanti è perché volevano essere family friendly. Per poter mandare uno spot in TV ovunque nel mondo non deve avere contenuti troppo spinti. Niente mostri squartati o sangue a go-go, per esempio. In effetti è la mossa giusta. Ora finiranno in televisione, ma a quale prezzo? Tanti giocatori hanno dimostrato la loro frustrazione per questa cosa. Come sempre fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Il ritorno di Samurai Jack.
Samurai Jack è il famoso cartone di Cartoon Network, il primo videogioco è uscito nel 2004 con un tie-in nella norma. Finalmente dopo tantissimi anni è tornato in pista con un gioco completamente nuovo. Il trailer ufficiale è uscito il 25 febbraio. Dovrebbe essere un action con grafica pongosa, come piace chiamarla a me. Non ispira tantissimo il fatto che gli scenari sembrino così vuoti e che non abbiano optato per il cel shading. Però vedremo all'uscita nell'estate 2020. Sarà disponibile per Xbox One, PS4, PC e Switch. Devotion. Il problema del digitale è che i giochi una volta tolti dai server non esistono più, ma il vantaggio sono i costi leggermente più bassi e ovviamente il poter mandare quel gioco ovunque, e che a volte dopo la cancellazione possono essere ritrovati in posti molto inusuali. Per capire meglio cosa intendo, eccovi un piccolo esempio. Devotion è un gioco horror sviluppato dalla compagnia taiwanese Red Candle Games. Il problema è che il governo cinese lo ha fatto rimuovere da Steam a causa di alcuni temi delicati, che erano ritenuti offensivi nei loro confronti. Insomma, solita storia della censura che esiste in ogni parte del pianeta. Nonostante ciò, Red Candle Games non volle riadattare il gioco cambiandone alcuni particolari, e i fan rimasero a mani vuote. Ma con un lungo post sul social network, la compagnia taiwanese ha annunciato ufficialmente di aver trovato un accordo con la Harvard University Library per la conservazione in modo da non perdere tutto il lavoro svolto. Quindi se siete interessati e, che ne so, abitate nelle vicinanze, potete farci una partita. Il caso Metacritic. Metacritic è il famoso sito di recensioni dove sia testate giornalisti che giocatori possono lasciare le loro opinioni su un videogioco, ma di recente alcuni utenti hanno dimostrato che modificare delle votazioni è semplice, o almeno chi ha tanta voglia può ribaltare la situazione per qualsiasi videogioco, e che quindi il sito non sia così affidabile. Kunai è un gioco sviluppato da Turtle Blaze e pubblicato da The Arcade Crew. È stato accolto positivamente dalle recensioni con una media di 8 su Metacritic. Il problema è che in un solo giorno, forse addirittura in poche ore, c'è stato un review bombing che l'ha fatto scendere a 1.7. Una cosa che sta accadendo moltissimo di recente. Però in questo caso è una situazione diversa. Tutto il lavoro è stato svolto da un solo utente che ha creato più di 200 email per lasciare degli 0 al gioco senza nessun commento. Semplicemente uno 0 in continuazione con diversi account. Alla fine ha detto che lo ha fatto per dimostrare come Metacritic sia inaffidabile. Aveva scelto Kunai casualmente, senza un criterio preciso. E gli sviluppatori non hanno voluto fare niente contro quell'utente perché ha contribuito solo ad aumentarne la popolarità. Con questo concludiamo le notizie di oggi. Tornerò presto con molte altre notizie più interessanti la prossima settimana, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.